Sì, ci sono tutti. Non serviva nemmeno una valigetta. È una mazzetta piccola, potevamo usare anche una normale busta. Qual è la data ultima prevista per il completamento dell'incarico, fotti madre? Io mi sono appena fatto un decino per una cosa molto brutta. Sono 10 anni. Ma sì. Mi tengono d'occhio, sono in libertà vigilata e se sgarro mi ribeccano. Già. Certo. Capito. Punto, fine della storia. Che cosa significa? Che... Ma ha detto che ci avrebbe pensato lei. E ci penserò. Avvicinatevi. Io sarò il vostro consulente in omicidio. Non... Mi scusi, ma... No, amico, non va bene, capito? Non... Fate stare zitto col criceto del cazzo. Come sarebbe il criceto? Tranquillo. No, mi sono alterato. No, adesso chiariamo la faccenda. Senta, non è di questo che abbiamo parlato, fotti madre. Che ne dice se riprendiamo i soldi e amici come prima? Che ne dici di andare a fanculo? Niente rimborsi. Sono $5,000. Se pensa che ce ne andiamo come se niente fosse e glieli lasciamo... State dimenticando qualcosa. Si scaldi subito. Signor fotti madre, non ci spari, per favore. Possiamo provare a parlarne. Sentite, i 5.000 sono miei, non c'è da parlarne. Ho accettato i miei consigli o fuori dai coglioni. Okay. Che accordo sarebbe? Beh, dovremmo almeno ascoltarlo. Darà consigli da $5,000. Esatto. Per quasi tutti è la prima volta. Per commettere un omicidio perfetto dovrete far credere a un incidente, un guasto ai freni, una fuga di gas, un suicidio. E se lo fate bene non dovete essere presenti quando succede. Ah, però, questo vorrebbe 5.000 per due. Scontato, no, io non ne pagherei nemmeno 10. Sembra Scooby-Doo. Come dovremmo organizzarli 3 finti incidenti? Seguite la preda, ci vuole cervello. Scoprite dove vive, scoprite le sue abitudini, i suoi hobby, che cosa gli piace, che cosa mangia, chi si scopa. Forte. Trovate il suo punto debole. Come si fa? Ma io ho un lavoro, non posso mettere in per questo volevamo ingaggiare qualcuno e delegare la cosa a lui. Noi abbiamo un lavoro. Ascoltate, potete compiere il delitto perfetto. Ma se voi bianchi avete un movente, la popo è la polizia. Ah? Vi becca sempre. Tutti noi abbiamo dei moventi per uccidere i nostri capi. Validi, quindi non moventi. Può funzionare, è una cavolata. Ci sono. Uccidete ognuno il capo dell'altro. Beh, direi che è una buona idea. Non male. Sì. Sì, come nel film di Hitchcock, Delitto per delitto. Non l'ho visto, fanno questa cosa. Con Danny DeVito, sì, è divertente. Il famoso film di Alfred Hitchcock con Danny DeVito. E lui l'ha visto. Sveglia. Che c'è? Sveglia, quello è Getta la mamma dal treno. Ecco qual era. L'ho visto. È divertente. Sì, è un bel film. Ma quello che pensavi. È la stessa idea, praticamente. Giusto, uccidiamo ognuno il capo dell'altro e non ci beccano. Esatto. $5,000 ben spesi, vero? No, ridicolo. Assolutamente. Uno spreco di soldi. Problema vostro. Fuori.